Certe persone dicono che viviamo in un mondo di diversità inconciliabili. Altri dicono che la pace vera, la pace duratura, non si può ottenere perché non abbiamo ancora trovato un modo per cambiare il cuore degli uomini. Una volta ho fatto un viaggio con un guerriero di nome Minkayani, lungo un fiume lontano, nel cuore del bacino del Rio delle Amazzoni, in Ecuador. Gli avvenimenti di quel viaggio cambieranno ciò che molta gente sostiene. Per capire che cosa ci ha condotto sul fiume quel giorno, dovete sapere di Minkayani e del suo popolo, i Waodani. La nostra storia è cominciata prima ancora che io nascessi. Minkayani era solo un ragazzo. Minkayani era cresciuto nella foresta pluviale, vivendo nel modo in cui il popolo Waodani era vissuto fin dalla notte dei tempi. La ferocia della tribù dei Waodani era leggendaria. Più della metà dei Waodani morivano per la lancia di altri Waodani. E il ciclico trafiggersi per vendetta li portò alle soglie dell'estinzione. Oh!
pure qui in panacane. Una sessia nemmo di cane, i haure una manea. Una sessia nemmo, i haure bene a manea. I dira muna herubu musessa haure. Nemmeno sa mambo. Il cagiali si è in banacane. Ma qui in banacane da giù mi racconti i vari frutti per la copertina. Siete sambi. Non è una cosa che si può fare. Non è una cosa che si può fare. Puta bei, vuro, una sauna bei. Mi cagliani zeta na ma. Tajumana menane te damea. Kira kawa jibapa unube. Oji daira ununie. Muna tama du hundriye. Guidato! Spara! Spara! Tengo un solo proiettile! Ce ne sono altri! Fin da quando ero bambino, mi piaceva fare qualunque cosa con le mie mani. La mamma e zia Rachel dicevano che papà e io eravamo molto simili in questo. Avevo 8 anni quando costruimmo insieme un modellino di aereo. All'epoca, papà aveva appena cominciato a cercare i Waodani. Io avevo sentito storie violente su di loro. Tutte vicino alla giungla. Papà diceva che vedeva la loro violenza come una trappola, come una prigione da cui non potevano fuggire da soli. Faceva dei voli di perlustrazione più spesso che poteva, con la speranza di trovare uno dei loro piccoli villaggi. Quelle erano le uniche volte che avevo paura. Suppongo che Minka Yani doveva avere intorno ai 20 anni quando vide per la prima volta l'aereo di mio padre. È una supposizione perché i Waodani non segnano il tempo. A tutt'oggi Minka Yani non conosce la sua vera età. Minka Yani, guarda la dagia, ciccia oricanea.
Umana no menani wena na hanapanua. Huakazai. Mama rai mama bahawa osia. Yara li tubo kosima. Di jiakrin cha buziki. Ai no menani hanabal. Behau desida. Miyazu by mamara beaya. Wera na hana panua. Imama kanya kanya. Yarrete beadito, vidote beadito. Kova da animara dre beadito. Shell 56 Henry. Sezione sud libera. Ricevuto. Va bene, vado a dare un'occhiata più da vicino. Settore 6, mi ricevi, Shell? Ricevuto. Shell, ho detto contatto. Woo! Li abbiamo trovati, angolo nord, settore 6. Mamma. Mi ricevi? Secondo fiume a sud del Kurarai. Mamma, mamma. Stevie, cosa c'è? Settore 6, mi ricevete? Contatto settore 6, ricevuto. Bene, giro intorno. Ne ho visto uno. Ne sono sicuro. I giorni che seguirono furono come fosse sempre Natale. La nostra casa era una specie di base per tutti quelli che vivevano nella giungla. Papà li accompagnava avanti e indietro su piste di atterraggio remote, portando spesso provviste. Ma quei missionari, le loro famiglie che vennero a casa nostra per festeggiare l'avvistamento dei Waudani, erano speciali. Gli Elliot, i McCully, i Fleming e gli Uderian erano legati a noi più di qualsiasi legame di sangue. E il secchio gira facendo dei cerchi sempre più grandi. Del tutto normale. Papà se naturalmente prendeva sempre il comando. Adesso, Jim, adesso ascoltami. Ecco, guarda, quello che faremo sarà mandar giù più fune in modo che la resistenza dell'aria della fune lavori con la forza centrifuga. Lo vedi? E se tengo l'aereo in virata stretta e continua... Oh, caspita. Guarda qui.
Il secchio rimane praticamente nello stesso punto. Si sposta a malapena. In teoria. In teoria. In teoria. Sai che cos'è la teoria? Eh? In teoria. Tu mi credi? Mm-hmm. Lo sai che significa? Ci siamo, abbiamo stabilito un contatto. Veramente, Nate, ho preso contatti anche io. Sto imparando delle frasi Waodani da Dayuma. Oh, dai, amico, rilassati. Senti, sono stato molto attento. Rachel non sa assolutamente niente di tutto questo. Ti rendi conto che significa, eh? Significa che è ora di ritornare sul pianeta. Significa che so dire Sambura John! Dove sta Johnny Waodani? Zio Jim. Ho capito. Ci vuoi provare, figliolo? Sì. Non dovresti dirlo a Rachel. No, lei comprende, non posso farlo. Il linguaggio meglio di chiunque di noi. Betty, se lo dico a mia sorella, lei di sicuro lo andrà a dire ai suoi superiori e a quelli dopo di loro. Tra 2 anni saremo ancora qui a parlarne. Non abbiamo 2 anni, Betty. I Waodani uccidono così tante persone. Il governo è sotto pressione, faranno intervenire l'esercito. Abbiamo una possibilità per aiutare queste persone. Devo farlo ora. Se il lancio di Nate funziona, bisogna trovare un posto lungo il fiume dove far atterrare l'aereo. Magari un banco di sabbia. Lo chiameremo Palm Beach. Jim. Oh, dai! Giocheremo a Tarzan! Dormiremo sugli alberi e mangeremo l'orb! Jim, questo non è un picnic. Nessuno ha mai stabilito un contatto con questo popolo. Avremo le pistole. Se si mette male, spareremo in aria. Gli indigeni scappano sempre al rumore delle armi. Scappano sempre, Oliver. E se non scappassero?
zia Rachel viveva in un remoto villaggio Quechua che confinava con il territorio dei Waudani. Lei aveva 12 anni più di papà e lo aiutò a crescere. Sapevo che papà la stava proteggendo, tenendo segreto il contatto coi Waudani. Io invece volevo solo che qualcuno proteggesse papà. Ila, Ila, Shell chiama Ila, passo. Ila, qui è Shell, passo. Stevie, che bello sentirti, come stai? Sto bene, zia Rachel, sto bene. Ma sto preparando una piccola sorpresa per mamma e mi serve un aiuto. Una sorpresa? Fantastico, spara. Beh, mamma vorrebbe che papà dicesse almeno una frase corretta in dialetto nativo, ma è totalmente negato. Ehi, non essere così duro con lui. Il suo Quechua non è così male. No, non Quechua, Waudani. Waudani? Perché? Beh, perché vuole salutare da Yuma come si deve la prossima volta che viene. D'accordo, che cosa hai in mente? Una cosa semplice, tipo... Sono tuo amico. Allora vuoi sono tuo amico in wow? Il tuo amico sincero. Beh, questa è facile. Ripeti dopo da Yuma. Ciao da Yuma. Ciao e Stevie. Noi diciamo bua. Bua. Bia. Bia. E numbua. Unumbua. Bua, bia, unumbua. Bia, bua. Oui, pas. Oui, para tadi teman. Dan dah ini, jauh saja dah bayar. Buena na, hobi data. Mau ipara, hau la nata. Embera kadre wasia. Anje embera na basita vale uru. Echa diu mira tai wasia. Busi dan nampa. Kena marito, ma kena marito mono wakira embu ma bomena ulkuna kikajira kajira. Buena na hitasita. Para po wanea. Thank you.
prendi in giro. Deve essere un uccello molto speciale. Ci siamo! Dai, un mamma ne sei tanta! Sta succedendo qualcosa laggiù! Un giambara, dai, un mamma ne sei tanta! Dagli al cavo, Jim! Oh, dai, un mamma ne sei tanta! Tesoro, tuo padre starà fuori per ore. Non ho fame. Sapevo che avevamo una pista di atterraggio piccola. Cercavo di immaginare papà che atterrava su un banco di sabbia del fiume trovato vicino al villaggio Waudani. Gli dissi che avrei voluto essere lì con lui. Mi rispose: non ti preoccupare, ci sarai. Bene, tesoro? Vuoi andare dalla mamma? Eh? Vai dalla mamma? Sassolini in mano? Oh, la mia bambina. Oh. Fai la brava, eh? Figliolo, sai che posso lasciarlo qui? Basta che lo dici, no? Bravo, Ometto. Ok, mettiamolo sull'aereo. Dovrebbe esserci tutto. Lo sai quanto è lontano il sole? 93 milioni di miglia. Lo sai che è solo una frazione piccolissima di quanto ti voglio bene? Se i Waudani attaccano, vi difenderete. Userete le pistole. Figliolo, non possiamo sparare ai Waudani. Non sono pronti per il paradiso. Noi sì. Allora promettimi una cosa, solo una. Una cosa?
parli come tua madre. Se ti trovi nei guai, dei veri guai, allora promettimi che gli dirai queste parole. Quali parole? Sono parole Waudani. Significano sono tuo amico. Tuo amico sincero. Bua, Bia e Numbua. Bua, Bia e Numbua. E Numbua. Bua, Bia e Numbua. Giusto? Sì. D'accordo. Vieni qui. Ho preso tutto, allora. Vediamo, 1, 2, 3, 4. Bene. Torna da me. Ehi. Coraggio. Ci sentiamo alla radio. Stevie, fai il bravo bambino. Con tutti questi sermoni alla giungla, rischiamo di convertire solo le scimmie. Beh, se accadrà sapremo che almeno qualcuno sta ascoltando. Girava care care a una kainana. Ah, quello che trovo. Che si deve, eh? Una torrora mamaña. A cui de guayenda yo maena so caibu caballa. Ingara, ahora da huesi da taigua se maude. Mona que madre mamaña. Mona guaya. Mona guaya. Ninki we tiki nada, puti kima. Maya ule ninki a bella. Y tu buta tua. Una mea guaya. Ragazzi, abbiamo laggiù compagnia. Eccoli. Mirajaba! Stanno arrivando. Mirajaba! Mirajaba! Abba Mirajaba. Ehi, non ci stai provando, vero? Mi chiamo Ed. Qual è il tuo nome? Uno che non vuole mangiare bene da Giumaina. Samabu, banana, pananita, funna. Da Giumaina, Samabu.
Forse il suo nome è molto, molto lungo. Ehi, hey, oh, capito? E te da giù mai? Va bene, io non... Cosa? E te da giù mai? Cosa? Non... Vuole qualcosa? Non capisco. Nate, la pistola. Sì, d'accordo, va bene. Sì? L'aeroplano, sì, immagino. Guarda. È questo che vuoi. Facciamo un giro. Sopra il villaggio. L'hanno visto, sanno che siamo amici. Grazie. Non riusciamo a capirti. Salire? Non capiamo. Su? Pete, vieni qui. Io non riesco a... Posso controllare i miei appunti? Lei parla così veloce. Non tornare da ci vedere un inacca. Gimale, pura samawa. Gimale! Immagino sia ora di cena. Gimale, pura samawa. Meno che tu, pura sopra tu. Tranco a tu, te una china, ne pura sopra tu. Poi che ne ha tu. Cane tu te vedi. Iso, vete a te. A che ne muto. E ha appena fatto una dichiarazione, Roger. Ma che non è vero? 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 Ma
d'accordo. Grazie, Pete. Missionari! Cosa? Mira Jabba! Mira Jabba! Thank you.
Ave toranava li tonne nia. Da girare u brada? Da girare minonia, an girava u tonne pedicane. No vano a hinara. Uno naia. To vaitisi. Molto difficile per Nate non dirtelo. Fino ad ora ne abbiamo trovati quattro. Jim, Roger, Pete. Che ne è dietro? I Quechua mi hanno detto di averlo trovato sull'acqua in riva alla spiaggia. Ma quando sono arrivati, l'acqua era salita e l'aveva portato via. Marilu, avrei tanto voluto prenderlo. Forse è ancora vivo? No, signora. I Quechua lo hanno identificato con certezza. Hanno preso perfino il suo orologio per dimostrare che era lui. E Nate? Lo abbiamo trovato nel fiume vicino a Palm Beach. Mikayan, mana kira jemuriat Mikayan?
Bien un buen, Steve Sant. Non ha funzionato. Non giudicare troppo in fretta. Far del male al cane non ti aiuterà. Vieni qui. Stata la stessa dopo quel giorno. Il ciclo di violenza in cui la sua famiglia aveva vissuto era tornato a prenderla di nuovo. Cominciò a parlare di tornare nella sua tribù. Così avrebbero saputo che non tutti gli stranieri uccidono. Non passò molto tempo che la sua famiglia gliene offrì l'occasione. Sua sorella Gimade e sua madre Akawo la stavano ancora cercando. E ora erano così disperate da correre il rischio con gli stranieri, proprio come aveva fatto lei anni prima. Ha ha ha!
Abbiamo trovato delle lance. Allora gli volete sparare? È questo quello che volete? Queste donne sono muerte, signorita, muerte! Allora noi le riporteremo alla loro gente. Se Ghimade e Akawo non fossero state donne, sarebbero state uccise. Così Dayuma riteneva che se delle donne fossero andate dalla sua famiglia, avrebbero ricevuto la stessa pietà. Mi raga bua se bora da dura. Ma re kira ke da besi da ingerane ba. Gira mi ka yani ka bua. Uma da jira de bemara wa dane aba un we bua. I gira da jumaeta. Mi ka yani o ka wa huma da ide bemara. E wari sa mu a bua crinche babaria mi ka yani. Druda bera moi padeba. Gima de kira ka mea. Arba da ele. Arba, rega lá, vovô! Não me piace, mamma. É só um jogo, tesouro. Para ver quem toca de più. Mi bagru de bema ba. Da gira po wa da tia be tiburu. Po da gira po ya de da ea. Kan ke da kare ko da se tia. Ki mira mamura i gina ka i bavaria. Muan hua bua bia bua. Tora ra ba ki mira po ya huma be da ea. We gongi ba ki mi ba hara ki mi a be ta ea be. We gongi.
Quai gongi va chi mi paharasti a mia beate e a mia butta. Ingarawa sa waka wapuru. Quai gongi ma wahara buta. Wengongi baharasia igiote. Bubesia mia beira, kajiru buta. Ma coneva buda bedala samabu. Ma qui data. Kimi warata harate a te seta. Mia buca baramara da girame ba te seta. Sao panata na mata ima panane dedi. Mande panane penana tai uma pada pedata. Na buena numera e nomenani. Non to io mai ode. Ma con era pede a buda la mua cuidata. Nana wena nata pie ne fene si dara. Mi ha sua su pedia. Na wena mumra pedia. Mi kayani. Anki la wena na watuana. Na! Munusia! Wala hingara dede. Mu huaba tasia. Ora da Yume Basiburu. Carei via si moipa. Kaga baba yasi. Bu emberara miasuba. Kusesa kento. Yaba wera nemo. Moipa. Moipa oma enomenani. Moi papé a bua. Dai papé a dia. Buda que la tiraca en un menani. Muara bea cabu. Pura basiburu, pura da Yumea. Anea kini mi da obezit. Taiba kinesit. Mena angia duab. Bedea de se si da awa dani rama wara kare awe gongina. La gira bia mia beate. Wasa da awa si da a. E jubea be sita. Angira bia pene ni karea. Baritua ewarite. Sia hai uomo in Galatea. Torna a parlare di Angela. Uova a Angela idea. Umana mamma mia. Non ti chiamo un libro. Kayan. Kay bata puro kuwan mo. Ang gaso sa mga. Ito kami ang kayaan mo. Ang gaso sa mga po!
Mua tuo nus. Akima. Mua tuo nus. Auria ba. Ma va a fare un'altra cosa? Non teniamo a buttare a mano di carea. Siamo a buttare a crinciare a bumi, cagnani. E tu a mano a chiccio. Dai, è buona a mano per carea. Chiccio per amperare. Muchas gracias, señores. Marge, è una gioia rivederti. Cosa ho bisogno? Tutto bene. Ciao. Ciao. Ciao, tesoro. Marge, Katie e Stevie. Va tutto bene. Sono famiglia di Rachel. Vai a buca? È un bollito di banana e acqua. Ho tanti racconti di quando arrivai per la prima volta a trovare zia Rachel e i Waodani. Dico solo che ci sono delle cose che non si dimenticano mai. Ha finito una gibarra o coia. Ma in camera una tobutta ha baita. In base alla tradizione Waodani, in qualità di figlio maggiore di mio padre, io avrei avuto la responsabilità di vendicare la sua morte. Così zia Rachel mi avvertì di non sembrare mai troppo interessato ai particolari. Lei stessa non aveva idea di chi fossero i veri assassini. Ma naturalmente io non potevo fare a meno di chiedermelo. È stato allora che ho visto Minkayani per la prima volta. Ricordo che avevo la sensazione di infastidirlo. Ma sana in beula kabul. Pura sei a baragarea. Hanno menani.
Hanno meno di nuovo per città! Mingira! Vino mai si dà! A cosa paone si dà? Dai tu vuoi si dà, Gihirura? Tu che non è mia sera, tu parla! Il buio è caito in guagna! Mia sua perra! Damai non è da taglia! Era wea e nomenani. Via bua guaigongi. Pura kaidu. Mandre angia. Masa kana panua pare da iri rahur bata nu se panua wal dani nesber mai beran mai vedei uru ani bedai si kata mai me vedei pe ude vani si kata puta vai ruana ta tare apetita. Dovremmo scappare. No, piccolo Steve. Non dovremmo scappare. Noi non uccidiamo. Waigongi dice no. Voi non uccidete. Anche infilzandoci, noi non infilzeremo voi. Gli Ainominani sono molto arrabbiati. Dicono che noi portiamo la febbre. Loro muoiono. Un pote dice no, noi viviamo bene. Pode e Dawa implorarono la loro famiglia per ore. Alla fine fu la malattia degli Ainomenani che ci aiutò a capovolgere la situazione. Al buio, poco prima dell'alba, divennero troppo deboli per attaccare. Dai nana ode se sida dimi si mu emberana bie nu muta kuam ya ba eta ta muteta dia tata baito nera ta huria kare badatu ma mu emberana na bie tuano kare badatu ma mu emberana bie tuano kuam ya ba Kau. Shell, qui Tiwaeno. Abbiamo un'emergenza. Passo. Tiwaeno, qui Shell. Che cosa c'è, Rachel? Passo.
Kimo e Dawa sono tornati con gli Eno Menani. Hanno tutti la polio, stanno morendo. Passo. Ricevuto. Dovrete mettere il villaggio in quarantena. Rachel, mi ricevi? Ti ricevo, Frank. Di a tutti di pregare. Guarda, Kimo. Non abbiamo di via vada da sausita. Ma mi asmo. Ma razia. Kimo vuoi? Aggi kiraka, aggi mi asmo. Sotana katana kina panua. Baidea! Che sta gridando? Dice senza cibo i bambini moriranno. Minkayani! Areida Baidea! La quarantena significava che non potevamo lasciare il villaggio. Nessuno poteva portare rifornimenti. Mi sentivo intrappolato in un posto che non era casa mia. Certo, non sapevo che anche Minkayani si sentiva intrappolato. Questo posto era casa sua. Questa zona della giungla. Grazie del lancio. Passo. Sono tutte le medicine che abbiamo a Shell. Ne stiamo portando delle altre da Quito. Ci servono altri consigli su come farli respirare. Potresti parlare con il dottor Wally? L'ho fatto. Dovete solo muovervi in continuazione su quelle altalene. Ma i loro polmoni si riempiono lo stesso. Terremo forniti di cibo e medicine finché non finisce la quarantena. Marilu ha un messaggio per Marge, dice che il piccolo Phil sta bene. Preghiamo tutti per voi. Kayani, wara na ba yung breaka buwa? De que mita so carajoya. Bahana de manera. Y jarada. Y gira que rampia en aquí, Mobinaga. Me pasó cae. Me pasó cae, robo, y ya, babeadera. ¿Me anda yume? Caraga, carabaga, babo toa. Tu cai pa zibru? Thank you.
La roba caduta è paura un venduto. Muarada que não pode. Muarada a beura. Não, não é a minha boa. Aí por que paura o andruido? Mara o ma. Pio janida o ma. Penelina é pai tu. Caralho. Dopo 8 settimane la quarantena finì. Mia madre, mia sorella e io finalmente potemmo tornare a casa. Le altalene si erano fermate e con esse l'infinito ciclo di vendetta. I Waodani avevano trovato un motivo per vivere diversamente e alla fine sembrava essere quello che molti di loro stavano aspettando. Mi mancherai tanto. Ti mancherà la manioca. Vorrei dire addio a Minkayani. Devi fare quello che ti dice il tuo cuore. Ecco. Oh, va bene. Due, gli ombre, se nude, via uno, chi via due, giuno, neppuro, uovo un gongi, dedeggi, unun, unia antara, mu, zezaba, uo, pia, umbo. Quando lasciai Minkayani, cominciai una nuova vita che mi avrebbe portato negli Stati Uniti. Zia Rachel e io restammo in contatto e di tanto in tanto le facevo visita d'estate. Lei trascorse il resto della sua vita con i Waodani. Io vivevo in Florida con la mia famiglia quando ricevetti la notizia che zia Rachel era morta. Non ci colse di sorpresa. Sapevamo che aveva il cancro. Anche se proveniva da una grande famiglia degli Stati Uniti, volle essere sepolta con i Waodani, che considerava ormai la sua famiglia. Così mia moglie Ginny e io andammo in Ecuador per onorare la sua richiesta. Thank you.
A che stai pensando? Come valuti una vita vissuta nella fede? Nemo harabe guaye babe. Via nusia mutete bateseita. Rabo nindu buberi. Mu kimara mu warda. Tu mu penesia joba da torna. Aku mua wambaya. Buzara hamabu. Nemo hamabu. Dai bu embarad. Bu akaza ibu mar. Amazar bua. Babi. Angia panua guaranada. Mamina torrara guanea. Angia o meu beui. Lo capanua era da Waldani. Chi è ossia da giovane vede Aurora? Non è scritto. Ma te vuoi ora mavo tu? Minkayani disse solo che c'era una cosa che dovevo vedere. Non mi fu data altra spiegazione. Così il nostro viaggio, che aveva congiunto due mondi, passando dall'età della pietra al ventunesimo secolo, finalmente ci condusse qui, lungo il solitario fiume Kurarai. Yun! Is this it?
This is what happened. Baba Badasio. So what died about that day, Abasida? Você se vai querer, Abasida. Quando ele estava quente, eu aqui na cabuia. Que cosa? Que cosa ha visto? Dimmelo! Harassio vuoi compiere? Rubara! Nina tua chiuda! Grigia si dà la Laura! Naudeu! Tu chiuda! Mio padre perse la vita per la punta di una lancia. E fu sulla punta della lancia che Minkayani e io trovammo la nostra. È vero che a mio padre e ai suoi quattro amici non fu concesso il privilegio di vedere i loro figli e nipoti crescere. Ma Minkayani è nonno. È la prima volta che nella storia Waodani hanno così tanti nonni. Non è solo il nonno dei suoi nipoti. È il nonno dei miei. A mio padre sarebbe piaciuto. Nel corso degli anni, le persone hanno preso coscienza della nostra sconfitta. Ma non sono mai riuscite ad immaginare quanto questa esperienza ci ha arricchiti. Thank you.
Minkayani poté finalmente venire negli Stati Uniti e vide ciò che non aveva mai visto. Raccontò che alcuni stranieri erano talmente gentili che anche mentre guidavi potevi fermarti davanti alle loro case nei pressi di una specie di apertura nel muro, come la chiamava lui. E da quell'apertura le persone cominciavano a darti il cibo già cucinato e ancora caldo. Ed è a questo punto che disse: mi piacciono davvero tanto questi stranieri. Quando Minkayani tornò la prima volta dagli Stati Uniti, raccontò alla sua gente che gli stranieri erano molto grassi, perché anche quando camminavano non muovevano i piedi, salivano sul sentiero e il sentiero si muoveva e un po' di sua moglie disse: ma che cosa vai dicendo? Minkayani continuava a ripetere che era per questo che tutti gli stranieri erano grassi. Non camminavano, non si arrampicavano, non facevano nemmeno i gradini e... solo a questo punto Obode disse: ma come fanno a vivere allora? Minkayani le rispose: hanno delle grosse case piene di cibo. Ci sono montagne di cibo. Prima trovi dei giovani vicino all'uscita di queste case. Tu fai il sorriso più grande che puoi, ma loro fanno finta di non vederti. Poi, dopo un po' di tempo, ti guardano e ti sorridono anche loro. E quando sorridono, pum! Puoi uscire e portarti via tutto il cibo che vuoi. E allora io dissi: beh, è quasi così, tirando fuori la mia carta di credito. Prima gli devi dare una cosa come questa. Minkayani la guardò, mi sorrise e disse: sì, ma poi te la restituiscono subito. Onpode cominciò a lamentarsi con me dicendomi: Babu, come ti viene in mente di riportare Minkayani in queste condizioni? È talmente grasso che quando gli dico: Minkayani, va fuori a cercare della carne, lui esce, poi trova un albero e allora... pum! Under a new sky, beyond all the fear, nothing familiar, but a voice spoken clear. Surrounded by strangers, living with the same pain, a need to surrender, a love to regain. Journey has only begun along the river, along the river. Tasting the freedom once stolen away, chasing tomorrow and changing today. Two worlds collide into one new life. What once was lost, hope has found. The journey has only begun along the river, along the river. Once was lost, hope has found.
journey has only begun.